fa tonzole. Allora, allora, grazie per tutti gli auguri, tutti. Quindi vi volevo veramente ringraziare tutti, ringrazio veramente perché avete insomma gioito insieme a me durante questo momento così, così importante, per me veramente molto importante. E nulla, vi racconto com'è andata quella giornata durante il video. Appunto, ho deciso di realizzare questo Mi Preparo Con Voi, in cui provo anche un po' di prodottini che mi sono stati inviati nell'ultimo periodo, semplicemente perché avevo voglia comunque di chiacchierare con voi e parlarvi appunto di questo giorno. Avevo realizzato un piccolo mini vlog e penso che lo vedrete tutto insieme, perché saranno più giorni. Capite benissimo che in realtà quel giorno non ho praticamente filmato assolutamente niente, perché oltre a godermi praticamente quel giorno sono stata ovviamente con amici e parenti, però appunto non lo vedrete ancora online, semplicemente perché la festa effettiva sarà il lunedì 3 agosto e quel giorno voglio appunto mostrarvi un po' di cose, voglio mostrarvi tutta l'organizzazione che ho deciso di fare interamente io, e quindi vedrete un po' tutto insomma. Quindi bando alle ciance, vi mando un grosso bacione, spero che questo video e questo trucco vi piacciono. E ancora grazie. Allora, cominciamo subito. Ho già applicato la crema e ho applicato questa qui, questa Skin Regime della Comfort Zone. Questa sono appunto dei campioncini e me li ha praticamente regalati un amico, insomma un amico che viene spessissimo in pizzeria, un amico di Mario veramente di tanti tanti anni, e quindi essendo lui un rappresentante mi ha regalato insomma un po' di campioncini. Allora, cominciamo subito dalla base e vado ad utilizzare il mio correttore, il Naked Skin. Ce n'è rimasto praticamente pochissimo, penso che al massimo questa o un'altra applicazione e sarà praticamente finito. Il correttore che mi è piaciuto da morire, come vedete è poco chiaro perché comunque sono un attimo abbronzata, però insomma a me piace che la zona del contorno occhi sia abbastanza illuminante. Vado a prendere questo pennellino fantastico e comincio a sfumare il correttore. Ok, anche se non è sfumato benissimo, sempre tipo con una chiazza in mano, non importa, andremo dopo. Allora, vado ad utilizzare questo nuovo prodotto, questo è il Bronzing Beauty Balm di Urban Decay. A parte il packaging, tipo che io lo amo così, love you, lo sto utilizzando da un po' di tempo e mi piace, tipo è qualcosa che è indescrivibile praticamente quanto io amo questo prodotto. E lo vado appunto ad utilizzare. Allora, non so cosa sembra in video, sembra qualcosa tipo di arancione, probabilmente non è così. L'effetto che mi dà questa BB cream mi piace tantissimo. Volevo dire una cosa, che non c'è nessun tipo di distacco con il collo, semplicemente io di natura ho il collo che è praticamente molto più chiaro rispetto al resto del viso, come penso la maggior parte delle persone. Allora, che cosa volevo raccontarvi? Appunto, sì, mi sono laureata. Per chi appunto mi segue sui vari social avrà visto appunto che mi sono laureata martedì 28 luglio, quindi è stata tipo una soddisfazione veramente fantastica. Ringrazio tutti quanti per gli auguri sia sui social che in privato, ho ricevuto tanti di quei messaggi privati che voi non ne avete idea. Calcolate che il giorno della laurea avevo la mattina ovviamente la batteria al 100%, già alle 2, nonostante avessi pubblicato solamente una foto, praticamente la batteria era completamente scarica. Nel frattempo fisso con la Velvet Powder di Divage. E quindi nulla, ringrazio veramente tutti, perché tutti mi avete mandato i messaggi. E nulla, in realtà cosa succede praticamente dall'ultimo anno a questa parte nella mia facoltà? Che praticamente non fanno più discutere la tesi. Quindi è diciamo un attimo una lama a doppio taglio, perché se da una parte c'è meno ansia, cose di questo tipo, dall'altra parte ovviamente magari i miei genitori avevano un attimo, genitori, parenti, amici avevano ovviamente il piacere magari di ascoltare il lavoro fatto appunto sulla mia tesi, per
una sorta appunto di soddisfazione. Così non è stato, ma appunto da una parte è stato meglio così. Quindi, in sunto, cosa è successo? C'è stata semplicemente la proclamazione, niente di più niente di meno. E quindi siamo stati molto, tutti molto più contenti, però il problema dove è stato? Perché la sfiga ti deve perseguitare fino all'ultimo momento, all'ultimo giorno, agli ultimi attimi praticamente. Vado nel frattempo a sistemare le sopracciglia con la mia amata matita di Kiss and Make Up. E nulla, praticamente cos'è successo? Fino già dal lunedì, quindi dal lunedì 27, praticamente l'autostrada qui da me era praticamente piena di persone che scioperavano per cause molto molto giuste, però appunto era già da lunedì che stavano praticamente scioperando. Cosa è successo? Che in realtà si pensava comunque che il tutto si sarebbe concluso nella serata ovviamente di lunedì 27, quindi nessuno si è preoccupato ovviamente di questo sciopero. In realtà la mattina del 28 c'era praticamente la città che era completamente invasa, nel senso era invasa completamente dal traffico, perché non solo avevano praticamente chiuso l'autostrada, avevano chiuso anche la superstrada, avevano chiuso comunque anche le altre vie secondarie, e quindi è stato veramente un problema, perché io in realtà abito praticamente all'ingresso dell'autostrada, a 2 secondi dall'autostrada, e arrivare all'università impiego tipo 5 minuti di macchina, neanche 4 minuti di macchina, quindi non mi sono preoccupata più di tanto. Sono uscita in ogni caso 45 minuti prima rispetto all'orario appunto in cui dovevo trovarmi in realtà all'università, e sono rimasta imbottigliata nel traffico, quindi lì tipo mi è salita un'ansia allucinante. Nel frattempo vado a prendere questa palette che mi è stata inviata dalla Elf, la blush palette, parentesi, Elf ha riaperto praticamente il sito, quindi se volete andare a dare un'occhiata è di nuovo disponibile. Ecco questa qua, e vado a prendere questo qui che è quello più arrangiato, e quindi praticamente ho dovuto fare il giro praticamente di tutta la città per arrivare ovviamente all'università, e ovviamente il traffico era qualcosa di impossibile in tutto questo. Praticamente non ho fatto in tempo a leggere la mail, ma c'era comunque la mia professoressa di tesi che mi avvisava del fatto di non preoccuparmi se avessi fatto ritardo, perché appunto era un problema che avevano anche gli altri studenti e che appunto stavano cercando in qualche modo di risolvere. Alla fine sono arrivata anche in orario, insomma 10 minuti prima rispetto all'ora. Però che è successo? Che praticamente molti degli altri studenti che dovevano laurearsi, quindi laureandi, non ci stavano molti parenti, e quindi quello che hanno deciso di fare è stato dividere le due sessioni, quindi persone laureandi, quindi che erano in quel momento già lì con tutti i parenti, avrebbero potuto iniziare ovviamente la proclamazione, invece chi non ci stava rimandarle anziché a mezzogiorno alle 2:30. Io non ho avuto problemi, sono rimasta a mezzogiorno e così è stato. Veramente una bella esperienza per chi poi la sogna, diciamo, da veramente tanto tempo. È ancora una doppia soddisfazione. Quando sono uscita, cosa è successo in realtà? Che quando invece sono entrata nell'aula, nel frattempo vado a prendere questa matita di Puro Bio. Questo è l'ombretto numero 11, lo vado a mettere sulla palpebra mobile. Praticamente quando sono entrata, perché cominciavano ovviamente a fare l'appello per vedere chi ci stava, chi non ci stava, tipo Mario è un attimo arrivato per farmi vedere che anche lui era, insomma, arrivato, perché anche lui è stato imbottigliato praticamente nel traffico, e tipo l'ho mandato via perché tipo stavo per mettermi a piangere, insomma, e ho preferito che lui andasse via. Vado a sfumare con un pennello, e quindi insomma c'era veramente un'ansia, i miei pure avevano un'ansia tipo mai vista prima d'ora, e quindi nulla, insomma. E alla fine sono stati tutti contenti, non vi dico, vabbè, le lacrime subito fuori, veramente un'emozione molto molto bella, continuo a ripetere. E dopodiché che cosa abbiamo fatto? Con la mia famiglia, la famiglia di Mario, mia zia con le mie famosissime cuginette gemelle, siamo andate semplicemente a pranzo fuori, perché in realtà la festa, quella vera e propria, sarà lunedì 3 agosto, perché appunto mancano i miei più cari amici, mancavano alla seduta tipo Gianmarco, però aveva da fare cose molto molto più importanti, e sono stata troppo contenta per lui, appunto una soddisfazione ha avuto grandissima, perché appunto
avuto da fare cose molto più importanti per la sua carriera e quindi siamo stati felicissimi per questo. L'altro invece, Marco, il mio amico di Roma, va in ferie il 31 agosto, il 31 luglio, quindi in realtà dovrebbe arrivare domani 1 agosto e non mi andava quindi di farlo riscendere, prendere aerei per un giorno e ritornare per poi riscendere 3 giorni dopo e quindi ho preferito tranquillamente rimandare e amen, quindi in realtà lunedì appunto faremo una bella festa. Vado a prendere la nuova collezione di Nabla e vado a prendere questo ombretto. Vi dovete credermi, mi sono arrivati talmente tanti di quei prodotti in questo periodo che non ho neanche avuto il modo di provarli. Moonrise, questo grigio praticamente. E, quindi la Laria mi ha completamente rincoglionito e privato tipo del senso di ragionamento. Cosa che non vi ho detto nei giorni scorsi. Praticamente il giorno 8 agosto sarà il mio ultimo giorno in pizzeria, dopodiché appunto andremo praticamente in ferie. E dove andremo? Andremo in Grecia. Sì, sembra che quest'anno la Grecia vada particolarmente. Andremo praticamente a Zante e la cosa che mi preoccupa maggiormente sarà il viaggio, perché saranno tipo 18 ore di nave, quindi non è proprio massimo. Però, insomma... abbiamo già prenotato tipo 2 mesi fa, quindi nell'incertezza. Riprendo la matita di Porobi e vado anche sotto. Per quanto riguarda questione tipo caldo, cose così, oggi tenetevi forte, 46 gradi all'1:30. Apro e chiudo parentesi. Per quanto riguarda video nel periodo vacanze, tranquille perché comunque sto cercando di registrarne un po' in modo da mettervele praticamente online nei giorni che non ci sarò, cercando ovviamente di leggere magari i commenti da un wifi, insomma da qualcosa. Vado a prendere l'ombrettino più chiaro, questo arancionino matte, che si chiama Peach Velvet. Con un pennellino da sfumatura ne prendo poco poco e lo vado praticamente ad applicare nella piega. Per quanto riguarda appunto sempre la laurea, sto organizzando tipo qualcosa di wow, perché appunto sto cercando di organizzare tutto io, decorazioni io e Pinterest, santo Pinterest che mi sta aiutando praticamente. Nel frattempo vado a prendere All Nighter Eyeliner Waterproof di Urban Decay, questa è stata la mia salvazione il giorno della laurea. Altra cosa, qualcuno mi prenderà per pazza, il giorno che mi sono laureata sono andata anche a lavorare la sera, quindi po, sì. Prendere il mio roller lashes di Benefit e vado appunto a fare una bella passata sulle mie ciglia. Passiamo alle labbra e vado a prendere il Balkis, sempre della nuova collezione di Nabla. Sono usciti praticamente 2 rossetti, il Beverly che già mi avete visto indossare in un video e questo qui che invece ora vi mostro. È praticamente questo color nude della prima volta che mi vedete indossare. Ed è la prima volta che lo provo, insomma, quindi vediamo.